Ciao ragazzi, bentornati a voi che siete super tecnicamente fantastici. Stefano, Maria, Taurino, l'utente più veloce dello scorso video, super saluto a te, al prossimo commentatore. Vi ricordo sempre like, iscrizioni, campanellina, più siamo più contiamo. I social per contattarmi, ti rispondo sempre. Tutti i link Amazon sotto per sostenere il canale. Clicca qui, stai e sostieni. Parliamo che è un po' tutto fermo. C'è un titolo che lascia un po' tutto così, un po' nel dubbio. È tutto fermo. Uno può pensare, ma cos'è tutto fermo? Che titolo interessante, ma che lascia comunque dei punti di domanda. Beh, ragazzi, è un po' tutto fermo. E siamo arrivati a un po' tutto fermo, come prevedibile, che lo dicevo già un annetto fa, che saremmo arrivati a un periodo di stasi, e ci siamo arrivati, era prevedibile, ma ci sono delle ragioni per il quale è un po' tutto fermo. È fermo il mercato degli operatori, nel senso che tariffe nuove ne escono poche, escono con le flash ma non più con cadenza magari ogni 15-20 giorni ma ogni mese, due addirittura. I telefoni nuovi sono fermi un po' nelle vendite, comunque si vendono a rate molto ma non più in acquisto. Le tecnologie sono un po' ferme, nel senso siamo arrivati a un punto elevatissimo tecnologico, evolutivo dei dispositivi, e quindi farli, migliorarli diventa difficile. Quindi ogni anno il nuovo modello ha poche novità, perché siamo a un livello molto elevato. Una volta il gap era molto alto, la tecnologia cresceva, adesso la tecnologia è arrivata a un livello molto alto e alzarla ancora di più è molto più lento, e quindi si ferma un po', cioè è un nuovo modo di pensare il nuovo modello. Partiamo proprio dai telefoni. Ogni anno abbiamo un top di gamma che cambia nome, ma cambia poco nella sostanza oramai. Sono 2, 3, 4 anni, soprattutto gli ultimi 3 anni, dove i modelli sono identici, hanno caratteristiche tecniche quasi paritarie. Non conviene più passare da un modello all'altro, se non perché c'è la possibilità di sostituirlo con determinati contratti, lo prendo a rate, poi me lo cambiano con un nuovo modello. Allora può avere ancora un senso, ma acquistandoli il calo è stato verticale. Perché? Perché la tecnologia è a un livello talmente elevato che migliorarla diventa più difficile. C'è, ma lo step è: prima in 3-4 anni volavi, ok? Un modello con l'altro erano un altro pianeta. Adesso ci vogliono 10 anni, 8 anni prima che un modello con l'altro abbiano un gap così. Il gap è molto più sottile, quindi ogni anno la miglioria è del 10%, non più del 60% tra uno e l'altro. Quindi se prima ci mettevi 3 anni ad avere un'evoluzione, adesso ce ne metti 7-8. Vi cerco un po' di rendere la proporzionalità delle cose, e questo comporta ad avere dispositivi che durano. È meglio per il consumatore, perché hai un dispositivo, parliamo dei top di gamma, i medio entry level sono oramai evolutissimi. Voi pensate che un telefono da 99 ai 139 euro Android fa tutto, cioè 4G, addirittura si trovano a 159 già dei 5G, hanno 6-8 giga di RAM, almeno 6, hanno display HD, anche HD, anzi HD Plus, a volte anche Full HD, quindi non dico 2K, già comunque display tra l'HD Plus e il Full HD che si vedono molto bene, batterie sufficienti comunque per coprire la giornata, sono abbastanza rapidi, vengono aggiornati costantemente, ci sono tantissimi marchi oramai, Realme, Xiaomi, chi più ne ha più ne metta, abbiamo veramente Honor, poi veramente di anche sulla fascia, diciamo, a entrare ci sono sempre poi gli ZTE, un sacco di telefoni comunque e di marchi che si sono evoluti e migliorati. Oppo, vabbè, adesso non ve li sto a dire tutti, no? Poi vabbè, Samsung, Apple, Sony e chi più ne ha più ne metta. Huawei ormai non produce più in Europa, però con Honor c'è sempre, poi comunque leader in Cina, e poi modem contro modem, router, e poi ci sono insomma i soliti noti, LG, che anche lei comunque ancora esiste, anche nella telefonia in Italia un po' meno, ma c'è, e insomma tantissimi poi nuovi che hanno rivoluzionato il mercato, insomma ce n'è veramente di tutti i gusti, partendo dai 99 euro ai 1.500-1.300 euro del massimo top di gamma, si ha veramente l'imbarazzo della scelta. Ma se sul dispositivo entry level, medio di gamma, diciamo dai 100 ai 300 euro, ci puoi fare un pensierino un anno con l'altro di cambiarlo, perché costano meno, si evolvono magari qualcosina di più, trovi il modello
da 200 euro che è un po' migliorato rispetto all'altro l'affare e allora lo prendi, però capite, no? Prendo un telefono da 200 euro, l'anno dopo ne prendo 100, ne ricompro un altro mettendo 100 euro, c'è una spesa di 100-150 euro all'anno. Quindi tu fai un cambio per avere la migliore, però rimani sempre su un entry level medio di gamma. Ma sul top di gamma questo ragionamento ormai, anche su quelli lì più bassi ormai non lo fanno più, perché poi praticamente sono tutti identici e quando vai a fare un cambio dopo un anno non ha neanche tanto senso spendere il 100 euro se quel telefono è simile, a meno che non ci sia un'evoluzione che a 200 euro ti danno un telefono da 500. Capite cosa voglio dire? Come caratteristiche tecniche, perché calano i prezzi, ci sono offerte, allora può essere che entra la voglia di cambiarlo. Ma S22 Ultra, 23 Ultra, gli iPhone 14, iPhone 15, sono telefoni che tieni 5 anni, almeno 5 anni, e questo è il 4, 3, cioè cosa ti spinge a cambiarlo? Cioè se hai l'iPhone 12 ancora oggi vai benissimo, però puoi pensare di cambiarlo, l'11 o il 12, ma dal 13 in poi, Pro Max normale. Puoi tranquillamente stare col 13 che fa qualsiasi cosa, è veloce, è affidabile, è straaggiornato. Tra l'altro poi Apple per 7-8 anni, anche 10, ti garantisce gli aggiornamenti. Quindi tu hai un dispositivo che per 7-10 anni verrà aggiornato a tutte le versioni di iOS, che funziona benissimo. Ha un valore comunque di mercato sempre elevato anche quando lo vendi, mal che ti vada il 40% lo vai a recuperare anche dopo 6 anni, quindi, o 5. Quindi cambiarlo diventa veramente, sono tutti molto simili, il 14 con 15, tranne l'isola centrale, il resto è questo. Poi il processore magari aggiornano qualcosa, dai chip, però sono, diciamo, i chip che cambiano, sì, vanno un po' a velocizzare, ma poco, cioè sono piccole cose, piccole migliorie che comunque ci sono, ma non incidono poi sul fatto che uno un anno con l'altro spende 1.000 euro in più per cambiare il telefono, aspetta qualche anno. Ecco la stasi. La stasi è questa: i modelli vengono cambiati meno, che al top di gamma tende a tenerselo, gli entry level e i medio gamma hanno un po' più di rotazione perché sono telefoni da 99, 100, 200, 300 euro, allora magari lì, come vi ho spiegato, c'è un meccanismo, ma comunque ne vendi meno perché anche quelli rendono. La differenza è che gli entry level e i medio di gamma, soprattutto gli entry level, hanno batterie magari di una qualità un po' inferiore, si usurano prima, capsule auricolari, anche l'audio in viva voce si usura prima, perché i componenti non sono a livelli dei telefoni dai 600-700 euro in su. Quindi ci sta che dopo 2 anni l'hai smanettato e lo cambi, però 200 euro. Okay? Quindi lì ancora un po' di rotazione c'è, cioè, ma molto meno di prima anche lì. Sul top di gamma si è fermata molto. Per questo motivo, almeno che uno non è super appassionato, lo cambia, l'ha presa a rate, allora lo restituisce, continua le rate con un altro, cioè, oppure hai l'iPhone 11, 12 e decidi di passare al 14, che è ancora meglio, che se no fai l'affare, che adesso sta un po' scendendo di prezzo, o 15. Ma per il resto, ecco, questa è la stasi. La tecnologia non riesce più a fare i passi elevati di percentuali di differenza, no? Di evoluzione rispetto a prima, e questo comporta una miglioria per l'utente che ha un telefono che dura di più degli anni, è super performante. Il mercato si è dovuto riadeguare, non è che non guadagnano, guadagnano meno, ma si devono accontentare, che non è poco, perché comunque i telefoni li vendono sempre, però non hanno più l'epopea d'oro, l'hanno già fatta, adesso si accontentano di vivere nell'anno normale, medio alta, prima era altissima, adesso è media. Medio alta le loro entrate, ma ci sta anche perché poi arriverà un giorno che magari sarà un altro upgrade e per 2 o 3 anni si cambierà di più il telefono. Però visto che la tecnologia migliora sempre, è difficile farli sempre più evoluti tra uno e l'altro, che ci sia uno stacco così. Le tariffe invece, ragazzi, per quanto riguarda gli operatori, la stasi è questa. Siamo arrivati ai 300-200 giga nella fascia dei 9,99, che è la battuta classica, quindi dai 5,99 ai 9,99 ci sono una moltitudine di tariffe, ne sono uscite tantissime. Negli anni siamo un po' fermi lì, 200 giga, 300 giga, 150. Chi vuole una tariffa dai 5,99 ai 7,99, tra i 100 e i 200, 250 giga, la trova. Quelle dai 9,99 sono tutte dai 2-300 giga, sono quelle 4-5 e si è impacchettato tutto lì. Riuscire a sviluppare delle tariffe nuove ogni mese diventa difficile. Ogni tanto si inventa il 20 giga in più, chi fa la 2,30, chi fa la, cioè si tenta di muovere un po' il cliente, di stimolarlo, ma la carne è poca, la ciccia è poca, nel senso se fai a 9,99 una 200 giga o una 230, sì, 30 giga in più.
magari sei stimolato a fare il cambio tariffa, cioè siamo arrivati a un livello del massimo dei 300 giga anche sui 799 che c'è l'ICA Mobile, per comunque altri virtuali li danno, i fisici si attestano sui 150-200 giga, quindi la soglia è 999-200-250 giga, un po' per tutti, poi ci sono le eccezioni 300 giga a un euro in meno, chi ha il 250, e questo soddisfa molto il cliente in questo momento a livello di, diciamo, consumo. Quando questo consumo non sarà più sostenibile, perché le app saranno più grandi di dimensioni, perché l'internet si velocizzerà ancora e quindi scaricherà più dati, ecco che si dovranno dare pacchetti più elevati, quindi 400, 500. La soglia dei 200 diventerà 300-400 e nuove tariffe, nuovi raddoppia, magari ci sarà un anno o due in cui usciranno una, due, tre tariffe al mese, non più una ogni due mesi. Adesso è un periodo ormai dove si è fermato da un po' di mesi un po' il mercato da questo punto di vista, perché c'è questa stasi tariffaria di necessità del cliente, cioè al cliente basta, perché sono tanti, i 200, dai 100 ai 300 giga è la fascia che per tutti, dal più come me che ne consuma tantissimi, almeno va bene entro i 9,99 10,99. Ok? E quindi non si riesce a sviluppare altro, appena questa soglia non sarà più sufficiente, si svilupperà la 400, la 400, 500 giga, 450, ecco una moltitudine di tariffe in più. Sarà più facile sbloccare il mercato delle tariffe o quello dei top di gamma, comunque della telefonia mobile? Parlo di device, ma delle tariffe, perché le tariffe sono più evolute, facili da evolvere, si può fare due o tre tariffe in una settimana e lanciarle, è facile che i giga salgano di colpo di utilizzo e quindi si sblocchino prima, mentre il dispositivo te lo tieni un anno, due, tre, e migliorarli tecnologicamente ci vuole più tempo. Quindi si risbloccherà prima il mercato delle tariffe, sì, poi sbloccherà un po' anche quello dei device, ma ragazzi non sarà mai più come gli anni indietro, né per le tariffe, che oramai hanno anche lì un modo di crescere che non è più quello di prima, 200 al mese, ma comunque si assomiglierà un po' a quello, ma vi ho raccontato dei macro, diventeranno 4-5 gruppi di operatori da una parte, qua ci saranno due, diciamo, no, due faldoni dove verranno raggruppati un po' tutti i virtuali e i fisici, non ci sono, e diminuiranno il numero degli operatori, ma questo è futuro. E poi anche sui device si velocizzerà un po', ma la tecnologia sarà sempre più evoluta, non esisteranno più quegli anni dove ogni anno c'è una differenza enorme, quindi un mercato nuovo, un nuovo modo di pensare, che secondo me non è affatto male, potrebbe far calare anche il prezzo di tutto, tariffe, telefoni. Ciao e grazie come sempre.